tutti. Oggi analizzeremo la varietà della CTU all'interno della conciliazione. Ringrazio quanti sono presenti qua, il giudice Fiore, il presidente Geometri che ci ha ospitato, il professore Sica, il presidente dell'Ordine di Avvocati Avellino, il presidente del primo organismo pubblico, Riccardo Inso. Non mi voglio dilungare, do direttamente la parola all'avvocato Raffaello Cattarazzo. Presidente, ok, allora facciamo parlare del presidente del giorno, ringraziando nuovamente. Buongiorno a tutti, ringrazio per la parte mia, appunto, per scelto la nostra sede per l'ospitale, sia parte del corso che state facendo, sia questo importante convegno che ritengo sia di notevole importanza. Per cui il mio è un saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti e gli autorevoli relatori che ci intratteranno quest'oggi su questi argomenti molto importanti. Poi nel corso del convegno, insomma, qualche piccola valutazione che volevo fare anche io, perché questa attività comunque, quella di CTU, qualche volta l'ho anche io svolto, per cui se posso dare un contributo che sono visto sono bello di voler dare. Ringrazio di nuovo il presidente, per questa partecipazione e tutti quanti voi per l'anno che ha insieme a noi organizzato il corso stesso e non è il primo, che pare che sia già la seconda edizione. Per cui voglio dire che c'è già questa collaborazione che speriamo che duri sempre di più. Per il momento mi fermo qui con i saluti, poi se ce n'è bisogno sì, l'intervento lo faccio molto volentieri. Grazie. Saluto il presidente del Collegio dei Geometri, Antonio Santosuosso, saluto il dottore Mario Fiore che ha sempre dimostrato nel rapporto con la classe forense avellinese estremo equilibrio e professionalità. Ringrazio i relatori, il professore Sica e il dottore Izzo e rivolgo i miei complimenti all'Alamo Conciliazione, agli amici e colleghi Domenico Festa e Raffaele Cattarazzo e a tutti i componenti dell'Alam che sostanzialmente con il Consiglio dell'Ordine hanno intrapreso un rapporto oramai da tempo di fattiva e proficua collaborazione. Il tema di oggi si rivolge alla mediazione o media conciliazione. Io già in occasione della prima lezione del corso ho avuto modo di precisare che è passato un anno dall'entrata in vigore dell'istituto, quindi ritengo sia necessario tracciare un primo bilancio. Questo nuovo istituto, almeno nella fase iniziale, è stato visto con molta diffidenza, soprattutto da parte degli avvocati, poiché si riteneva che fosse un ostacolo all'esercizio della professione forense. Dopo una prima fase, sia i giuristi che gli utenti della giustizia hanno compreso l'importanza di questo nuovo strumento, ma è necessario che venga utilizzato da persone che abbiano estrema competenza e professionalità. Il problema, a mio avviso, è quello di armonizzare la mediazione con il processo e consentire al mediatore di utilizzare tutti quegli strumenti che solitamente appartengono al giudice per avere una piena cognizione dei fatti. Naturalmente ritengo che un compito fondamentale deve essere svolto anche dall'avvocato, il quale nel momento in cui si trova di fronte a controversie, diciamo, di banale soluzione, deve in qualche modo invogliare il cliente a rivolgersi all'organismo di conciliazione al fine di evitare un maggiore aggravio di costi e di tempi. Io a questo punto ritengo di fermarmi e cedo la parola ai relatori, riservandomi poi di intervenire successivamente compatibilmente con gli impegni legati alla meccanica che spero non mi costringeranno ad abbandonare l'aula. Vi ringrazio per l'attenzione. Se mi permettete, una breve introduzione a questa materia, facendo parlare all'avvocato Cattarazzo nell'ambito della conciliazione, poi passeremo la parola al giudice Fiore e
non per ordine di importanza alla Presidente del MEDI, e con il permesso del professore Sica farei chiudere questo convegno, perché sia uno dei massimi esperti di conciliazione nazionale, nonché professore referente del Ministero della Giustizia, perché ci potrebbe dare un taglio molto più tecnico e pratico di quello che ha vissuto e sta vivendo praticamente nei singoli organismi in cui opera. Buongiorno a tutti, questo primo intervento è una presentazione della problematica per cui oggi siamo qui. Non si sente più. Però è una presentazione della problematica per cui oggi siamo qui presenti in questa lezione convegno, ovvero sia la rilevanza della consulenza tecnica in tema di mediazione e i rapporti tra la mediazione e la consulenza tecnica nel giudizio e in mediazione. Il taglio di questo intervento sarà un taglio critico, nel senso che cercherò almeno di elevare alcune questioni, alcune problematiche sottese all'istituto, che chiaramente a cui daranno risposte alle voci più autorevoli delle mie, e in particolar modo quelle, il taglio giuridico del dottor Fiore, il taglio prettamente pratico e pragmatico che è sempre definito e determinato l'opera del professore Sica, e il taglio poi del mediatore che è quello del professore Riccardo Rizzo. Quindi inizierei prima di tutto con la definizione della consulenza tecnica in ambito della mediazione, che è prevista dall'articolo 8,4 del decreto legislativo 28 del 2010, che prevede, giusto appunto, il consulente tecnico quale mediatore, quale consulente ausiliare del mediatore, allorquando non sia possibile da parte del mediatore stesso definire alcune questioni particolarmente problematiche in ordine tecnico. Questa figura, quindi, che è stata instaurata con questa articolo, l'articolo 8,4, era già prevista in realtà dal legislatore, che è delegante con l'articolo 60,l del decreto legislativo 69 del 2009, che per appunto poi è delegato al potere esecutivo l'opera di definizione di quelle che sono le problematiche, di quelle che sono le caratteristiche del consulente stesso. In primo luogo credo che il consulente in ambito della mediazione ponga almeno due problematiche. La prima è una problematica in ordine a quella che è la specifica figura del consulente stesso nel rapporto con quello che è suo omologo nel giudizio ordinario, ovvero quali sono i rapporti che sussistono tra il consulente tecnico in mediazione rispetto al consulente tecnico nel giudizio ordinario. In questo senso, certamente, ben più precisa è la norma prevista dal Codice di Procedura Civile, di cui articoli 193 successivi, rispetto a quella che invece è la norma del decreto legislativo, che prevede appunto questo solo articolo 8,4 come riferimento. Per cui, chiaramente, ci sono alcune puntualizzazioni che ritroviamo nella norma prevista dal Codice di Procedura Civile, che pongono dei problemi rispetto alla compatibilità con il consulente tecnico di mediazione. In primo luogo, il consulente tecnico nel corso del giudizio è soggetto a tutta una serie di formalità che non troviamo precisamente espresse nell'ambito della mediazione. La prima è quella del giuramento, appunto prevista dall'articolo 193 del Codice di Procedura Civile, che ha una funzione di fede pubblica come tale, come ben sappiamo, e in quanto tale, addirittura, nel caso in cui il consulente faccia delle perizie che non siano accompagnate, diciamo, da oggettività o quantomeno dolosamente o colposamente, diciamo, si non adempie al suo compito, può riportare addirittura in ambito penale l'articolo 373 e 374 del codice penale, che è un reato espressamente, un reato specifico per il consulente tecnico che non adempie al suo compito in maniera precisa. Tale determinazione, tale riscontro anche dal punto di vista penale non lo ritroviamo ad esempio nell'ambito della mediazione, per cui non c'è questa formula abituale del giuramento del mediatore stesso, e questo chiaramente comporta anche una problematica relativa a quella funzione del mediatore in consulenza tecnica. Il secondo problema è la liquidazione del consulente stesso, perché sappiamo che nell'ambito del giudizio ordinario il valore consulenza è commisurata a quelle che sono le tabelle previste dai vari tribunali, sono delle tabelle che comunque hanno un valore fisso e determinato, così come si era almeno augurato il legislatore delegante con l'articolo 60,l di cui abbiamo parlato prima, in cui prevedeva
ma che il giudice, che il potere legislativo avrebbe dovuto, esecutivo, chiedo scusa, avrebbe dovuto determinare modalità di liquidazione del consulente tecnico, cosa che non ha fatto, derogando invece ai regolamenti dei vari organismi, per cui c'è, risulta una certa area per quel che riguarda le modalità e i modi e la quantità appunto di determinazione del quantum del beatur poi al consulente che adempia la propria attestazione professionale. E da qui nascono tutta una serie di conseguenze da cui a poco andremo ad analizzare. Allo stesso modo il problema forse più grave è quello dell'utilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica una volta che per l'appunto queste siano state espletate. In particolar modo nel caso in cui non si raggiunga l'accordo di conciliazione, perché chiaramente se si riesce a raggiungere l'accordo di conciliazione i problemi non ce ne sono, in quanto questi atti comunque non usciranno fuori dal procedimento, in quanto l'unico atto per l'evidenza pubblica sarà quella del verbale di conciliazione che, come sappiamo, è natura apertamente contrattuale. Il problema invece si solleva non quando non si raggiunga l'accordo, e quindi ci sarà questa consulenza, questa perizia depositata presso l'archivio dell'organismo di mediazione, di cui si dubita appunto se possa essere utilizzato o meno in un successivo giudizio. Ritengo, e qua chiaramente cercherò anche il sollievo dei relatori che verranno dopo di me, che presumibilmente allora quando ci sia l'accettazione esplicita da parte di ambo le parti, delle parti appunto presenti in mediazione, sia possibile per il dettato appunto del decreto legislativo 28 del 2015 utilizzare dalle risultanze anche un eventuale successivo giudizio. Cosa che evidentemente non sarà possibile, salvo una diversa interpretazione, sicuramente non credo molto in osmosi e analogia rispetto a quella che è l'idea del legislatore, cosa dicevo che non sarà possibile o dovrebbe essere possibile nel caso in cui l'accettazione esplicita non vi sia. Del resto è ben chiaro a tutti i giuristi e i tecnici, che allora quando non si raggiunga l'accordo di mediazione ben difficilmente ci sarà anche un'accettazione di quelle che sono le risultanze della consulenza, sembra di te. Un altro problema importante per quel che riguarda la consulenza tecnica e l'utilizzabilità della stessa è determinare quali siano i casi in cui è necessario o comunque è consigliabile da parte del mediatore nominare il consulente tecnico. La norma sembra fare riferimento al consulente tecnico quale ausiliario del mediatore che viene essere nominato allorquando il mediatore non abbia quelle competenze tecniche specifiche necessarie a poter dirimere la questione. Ci fa pensare questa che è una figura assolutamente eventuale e facoltativa rispetto a quella che è l'idea appunto della mediazione, e ci fa pensare anche quali sono i casi in cui il mediatore possa reputare necessario nominare un ausiliario di tal genere. Sicuramente quindi nel caso in cui il mediatore non sia un tecnico della materia, qua abbiamo una sala dove ci sono molti geometri, molti architetti, molti ingegneri, quindi chiaramente per quando noi avremo una mediazione in determinate specifiche materie, pensiamo ad esempio all'adozione, alla successione ereditaria, anche all'RC auto, perché no? E il mediatore sia un avvocato o un soggetto che comunque abbia delle specifiche tecniche, chiaramente si potrebbe avvalere di un ausiliare che appunto ha queste perizie di cui manca. Però chiaramente ci viene da chiederci perché allora non nominare già direttamente un mediatore nella prima fase, sapendo che è già previsto l'oggetto e la materia di cui si andrà a discorrere durante la mediazione. Questo potrebbe essere un primo interrogativo. Da qui anche mi verrebbe una domanda una risposta quindi sul punto, ma quegli organismi che hanno delle specifiche molto 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 ristrette, penso ad esempio ad alcuni organismi di mediazione sorti solo esclusivamente per alcune materie, ad esempio gli ordini dei medici di alcune città che hanno deciso solo esclusivamente di iscrivere al proprio interno dottori e medici, chiaramente allora quando sarà portata a questo una materia tipo obbligatorio, quello che disse l'articolo 5, secondo il dettato del decreto legislativo 145, del decreto ministeriale 145 del 2011, loro non potranno rifiutare di poter recepire tale istanza di mediazione, allora quando sia appunto nella materia di quell'articolo 5. E quindi per loro sarà necessario, a questo punto, dover nominare un soggetto tecnico con altre specifiche caratteristiche. Quindi, nel caso in cui, come abbiamo detto prima, ci troviamo di fronte a uno di questi organismi, come possono essere quelli degli ordini dei medici e così via, che scrivono all'interno soltanto dei soggetti che siano iscritti verso il loro albo, e chiaramente
vengono a essere depositate in istanza di materie oggetti diverse rispetto a quelle prettamente che riguardano le responsabilità medica, quelle appunto di cui abbiamo detto prima. Per questi mediatori sarà necessario chiaramente nominare, per quelle che sono le direttive che sono state espresse dal legislatore con DM 145 del 2011, un tecnico della materia, un geometra e un ingegnere. Ma a questo punto la domanda: ma perché permettere a questi organismi che hanno le specifiche tecniche così limitate di poter effettuare mediazioni in tutti gli ambiti? Non sarebbe più semplice a questo punto, uno, utilizzare, così come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 del 2010, le attrezzature e professionalità di altri organismi, in quanto è possibile questa sorta di associazione tra organismi, una sorta di associazione temporanea tra organismi per singole mediazioni? E in secondo luogo, non dovrebbero proprio recepire, anche rispetto di quel che è previsto dal DM 145 del 2011, tale istanza, laddove non siamo in grado da subito di poter risolvere queste questioni. Un'altra ipotesi in cui ritengo possa essere oggetto appunto di nomina del consulente tecnico è allora quando ci troviamo in un petitum più ampio rispetto a quello che è stato portato dinanzi alla mediazione. Noi sappiamo che con la mediazione è possibile affrontare tutte le problematiche che sottendono le parti, quindi anche quelle più ampie rispetto all'oggetto specifico della domanda. Ampliando quindi il profilo, chiaramente è possibile che si ampli a quel punto anche l'ambito delle conoscenze del mediatore che è stato nominato inizialmente, e quindi sia impossibile in quel caso nominare il mediatore. In questo caso specifico credo che sarebbe più corretto applicare l'articolo 7,2 del decreto legislativo 28 del 2010, che prevede appunto che il mediatore in casi specifici possa rinunciare, tra le altre cose, anche a fare la propria proposta. Ovvero quando non si è in grado, per varie ragioni, la norma nasce per una improvvisa, diciamo, mancanza dei requisiti di terzietà e parzialità del mediatore stesso, ma potrebbe essere utilizzato anche per altre specifiche, come per esempio questa, cioè la mancanza da parte del mediatore di quei requisiti che lo rendono un soggetto adeguato a poter rendere la proposta. E quindi in questo caso specifico potrebbe semplicemente rinunciare il mediatore alla mediazione che è iniziato e lasciare al soggetto terzo e tecnico la possibilità di proporre, di fare la loro proposta. E questo è il secondo profilo critico. Altri profili critici che riguardano la figura del consulente, appunto, e che si collegano strettamente a quella che è l'utilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica, è ad esempio riguardante il dovere di segretezza da parte dei soggetti che si trovano in mediazione. Dovere di segretezza che, come sappiamo, è specificamente previsto dall'articolo 9 sia per i mediatori che per gli associati del mediatore stesso. Però il dovere di segretezza è una cosa anche prevista dall'articolo 9. Il divieto di testimoniare, ad esempio, che è previsto dall'articolo 10 e che fa sì che i soggetti che si trovano in mediazione non possano testimoniare sull'andamento e sull'oggetto della mediazione, su quelle che sono state le risultanze stesse, è invece solo esclusivamente appannaggio del mediatore e non anche degli ausiliari. In linea assolutamente teorica, quindi, un consulente tecnico che abbia reso una propria dichiarazione durante il procedimento di mediazione potrebbe essere chiamato a testimoniare ex articolo, quindi interroga l'articolo 10 di decreto legislativo 28 del 2010. Questa è un'ipotesi. Proprio perché questa divisione dell'articolo 9 e dell'articolo 10 ha fatto sì che i soggetti che possono utilizzare, diciamo che siano esentati a dover testimoniare di quell'articolo 10, siano soggetti diversi di quelli che hanno il dovere di segretezza di quell'articolo 9. E quindi nasce questa follia che è difficilmente poi definibile in maniera immediata. Altro problema importante è quello che riguarda la problematica relativa alle spese di mediazione. Noi sappiamo che uno dei motivi principali che ha portato poi diciamo alla spada di Damocle che attualmente pende sulla mediazione dinanzi alla Corte Costituzionale è proprio la compatibilità tra l'obbligatorietà della norma prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 e appunto il valore che deve essere pagato, le spese che devono essere pagate, chiamate indennità di mediazione. In parte questa problematica riguardo alla numerosità della procedura è stata risolta con il DM 145 del 2011, che appunto ha diminuito fortemente i costi di mediazione allorquando non ci sia l'accettazione della procedura da parte del soggetto chiamato in mediazione.
Così, secondo me, dividendo, e qua vorrei avere poi successivamente anche l'ausilio del professore Sica, ovviamente, in tal senso, dividendo la procedura in due fasi. La procedura è divenuta in due fasi, che infatti c'è una fase iniziale che è quella necessaria della proposizione del necessario fine della procedibilità successiva della domanda, chiaramente, del deposito della domanda di mediazione. Per cui, appunto, l'adempimento ha un onere previsto dalla legge, quello di depositare l'istanza di mediazione. È una fase successiva che nasce al momento in cui c'è l'accettazione della parte chiamata e che fa sì che tra le parti nasca un vero e proprio negozio giuridico di natura privata, un contratto di transazione, a mio avviso, per cui ci sarà alla fine una definizione con verbali di conciliazione oppure con verbali di mancata. Questa struttura bifasica della mediazione, diciamo, ha salvato, a mio avviso, il mediatore, ma questo chiaramente è ancora un po' presto per parlare, sarà probabilmente ottobre, su questo sicuramente il professore Sica ci saprà dire di più, ha salvato in un certo senso da questo profilo di costituzionalità la norma. Però un problema c'è, ed è il problema, a mio avviso, riguardante il gratuito patrocinio per il decreto legislativo 28 del 2010, che è prevista appunto per i soggetti non abbienti, per le sole spese e per le sole indennità. In linea assolutamente teorica, quindi, allora quando si è stata instaurata una mediazione in cui almeno una delle parti sia un ambiente e quindi, diciamo, possa trarre utilizzo e ausilio dal gratuito patrocinio, sarà questo comunque necessitato, condannato al pagamento comunque delle spese, dovrà comunque pagare la parte delle spese della mediazione, in quanto l'esclusione del gratuito patrocinio è proprio prevista per, cioè, l'inclusione delle spese e delle indennità all'interno del gratuito patrocinio esclude tutte le altre spese, tra cui anche quelle di mediazione. E tenuto conto che la consulenza tecnica non è nominata dalle parti, ma dal mediatore, in adidata la parte, in adidis partis, quindi il mediatore benissimo può nominare un consulente senza che le parti siano d'accordo. La parte che ad esempio ha usufruito del gratuito patrocinio si potrebbe trovare a un bel punto nell'obbligo di dover adempiere al pagamento delle spettanze del consulente tecnico. E questo chiaramente fa ritornare il problema della compatibilità, come abbiamo detto prima, della norma in esame con l'articolo 24 della Costituzione e con l'accesso alla giustizia, in special modo per quel che riguarda i costi della giustizia stessa. E la compatibilità dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010, appunto con l'articolo 24 della Costituzione. Tutte queste problematiche sono state buttate così, insomma, un po' sul tavolo, in maniera anche un po' veloce e rapida, saranno oggetto presumibilmente del convegno di oggi e vorrei che sul punto appunto si esprimessero persone che hanno autorità ben maggiore della mia per poter parlare. Quindi a questo punto ridò la parola al moderatore, così che possa continuare il convegno. Grazie l'avvocato. Ringrazio l'avvocato Carazzo per questa sua breve introduzione. Ha analizzato diversi punti sulla validità della CPU, da chi può essere proposta, da come viene pagata. Ha suggerito anche che eventualmente sarebbe stato giusto, è giusto nominare un conciliatore tecnico, eventualmente suggerisco io quando affiancare da un avvocato. E adesso passerei la parola al giudice Fiore, quindi teniamo in merito a ciò cosa. Grazie, vorrei innanzitutto ringraziare il consiglio direttivo dell'ALA, mi ha voluto che partecipasse a questo importante gruppo di studi e in particolare ringrazio il dottor Domenico Feste Consentini, mi ha voluto caramente che io partecipassi a questo momento di studio e di approfondimento su un tema che mi è caro, se non altro perché alla sezione civile del Tribunale di Avellino mi occupo di materie quasi tutte che rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria. Saluto tutti i partecipanti, i relatori presenti, il Presidente del Collegio dei Geometri e saluto caramente il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che... Che devo fare? Saluto, dicevo, caramente il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ricambio la testimonianza, l'attestazione di stima e di affetto che mi ha fatto poc'anzi. Il mio sarà un intervento, come dicevo,
modellato, relazionato all'esperienza personale che ho sulla materia, anche se per il momento capirete piuttosto circoscritta, attesa i tempi ancora recenti di entrata in vigore della normativa, e che chiaramente insomma mi consentiranno di avere un approfondimento che sarà proficuo anche per il mio lavoro, visto che si tratta di una materia in cui i contributi giurisprudenziali sono ancora limitati e devo dire anche piuttosto controversi, attesa quindi le recenti introduzioni normative, e soprattutto per il fatto che il decreto legislativo 28/2010 demanda ai singoli regolamenti degli organismi di mediazione una serie di discipline di dettaglio, quindi in futuro vedremo quali saranno le implicazioni e le conseguenze in ambito processuale. Il tema dell'incontro di oggi è relativo alla CTU nell'ambito del procedimento di mediazione e soprattutto la tematica ancora più interessante, il valore di questo apporto conoscitivo nell'ambito di questo procedimento espletato, nel contesto di questo procedimento stragiudiziale, anticipatorio e preliminare rispetto al giudizio, del valore e della utilizzabilità in ambito processuale in caso di mancato raggiungimento dell'accordo delle parti. È stato detto dall'avvocato Caldarazzo che mi ha preceduto correttamente che la norma di riferimento è l'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 che prevede che al comma 3 riassume quello che è il cuore della mediazione, il tema fondamentale, l'obiettivo della mediazione, cioè il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, e subito dopo la norma suggerisce un accorgimento particolare o risolvono questioni particolarmente tecniche o complesse, ove è previsto già nel comma primo della norma stessa che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari, tenendo conto quindi della peculiarità e della specificità della materia, e dall'altro il comma 4 che al di fuori del caso previsto dal comma 1, cioè della nomina di un mediatore con particolari condizioni tecniche, quando sia necessario un particolare accertamento, il mediatore può avvalersi esperti iscritti agli albi dei consulenti presso i tribunali. La norma stessa demanda al regolamento di procedura dell'organismo le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Ora, l'interpretazione di questa norma, a mio avviso, è dà luogo alle seguenti osservazioni. Da una parte esprime, come notazione secondo me importante, un primo collegamento tra una procedura che è stragiudiziale, quale la mediazione, e la sede che è per antonomasia deputata alla risoluzione dei conflitti e delle controversie, che è il Tribunale, nel momento in cui stabilisce che l'organismo di mediazione può avvalersi di consulenti, li chiama esperti, iscritti presso gli albi dei tribunali, ove appunto l'iscrizione è sottoposta a un controllo nell'ambito dell'iscrizione dei consulenti tecnici d'ufficio e ad una garanzia di professionalità e di qualità del proprio operato. Ma più che altro la chiave di lettura in via sistematica, a mio avviso, è quella di vedere in questo contesto della norma in generale, in particolare al comma 4, la mediazione non tanto e non solo come condizione di procedibilità della domanda, cioè secondo un criterio processualistico, ma è una visione sostanziale, cioè una visione sostanziale di raggiungimento di un accordo che possa essere risolutivo di una controversia, cioè di un criterio alternativo di risoluzione della controversia, che sta a significare il raggiungimento di un obiettivo, di un risultato che può essere, come dire, analogo, simile o addirittura identico a quello che si potrebbe ottenere in ambito processuale attraverso lo strumento principe di risoluzione delle controversie che è dato alla sentenza nell'ambito del processo di cognizione. Quindi è chiaro che aver voluto il legislatore delegato, il legislatore del decreto legislativo 28 stabilire la possibilità di avvalersi di un esperto per controversie di particolare complessità sta a significare in un'ottica sostanzialistica la volontà di raggiungere un accordo che sia quanto più simile, quanto più vicino al risultato che le parti avrebbero potuto raggiungere in ambito processuale. Quindi insomma questo contribuisce anche a vedere di miglior grado, di buon occhio, la mediazione non vista come una mannaia di una condizione di procedibilità spesso invisa agli avvocati e alle parti in genere, poiché se l'approfondimento è tale da consentire il raggiungimento di un obiettivo specifico tenendo conto di tutti i particolari tecnici del caso, si dà un'autonomia maggiore e una dignità superiore a questo tipo di procedimento. È un quindi è un fenomeno che si riconduce nell'ambito degli strumenti privatistici a questo punto di risoluzione delle controversie,
ho detto prima, come tutti sapete, la sentenza è lo strumento principe di risoluzione delle controversie. Per la sua idoneità al giudicato, il giudicato, tant'è che il giudicato, come tutti sappiamo, ha un effetto di tipo sostanziale, oltre che di tipo processuale, che è di quello di rendere incontrovertibile e incontestabile il risultato contenuto nella sentenza passata in giudicato, che senza l'articolo 2909 del Codice Civile fa stato tra le parti loro eredi eventi causa. Ed è a tal punto forte questa efficacia che anche normative sopravvenute di ius supervenienza sono inidonee a modificare una situazione cristallizzata dal giudicato. Questo per dire che il nostro ordinamento conosce strumenti alternativi e risolutivi di controversie nell'ambito dei quali si cristallizzano situazioni sostanziali, soddisfattorie e definitorie di controversie che insorgono tra le parti. Basti pensare, non voglio essere scontato, un primo accenno è quello dell'articolo 1372 del Codice Civile, che prevede che il contratto a forza di legge tra le parti, proprio per stabilire l'autodeterminatività, la vincolatività dell'accordo raggiunto tra le parti, e la forza medesima di regolamentare gli interessi contrapposti alle parti. E poi, vabbè, un contratto per eccellenza che è deputato alla risoluzione delle controversie, quale il contratto di transazione. Cioè esiste nel nostro ordinamento uno specifico contratto, dico l'articolo 1965 e seguenti, che è deputato alla risoluzione di controverse insorte o insorgente tra le parti. Questo per un inquadramento di tipo sistematico. Venendo dalla norma, abbiamo visto come è consentito al mediatore di avvalersi di esperti per la risoluzione di controversie di particolare complessità. Questa è una norma che va vista anche sotto il profilo dell'interesse delle parti, cioè nel senso che un apporto conoscitivo complesso veicolato dalla direzione di un organismo che super partes in ambito privatistico garantisce un livello sia conoscitivo che pratico di accessibilità superiore anche rispetto ai meccanismi e circuiti giudiziari. Cioè, mi spiego meglio, ad esempio, è devoluta la mediazione obbligatoria alla materia delle successioni e divisioni ereditarie, che notoriamente è una delle più complesse che gravano sui tribunali. Spesso, oltre alla complessità giuridica, si crea per le parti una difficoltà di tipo pratico, cioè anche se c'è un accordo sulle quote, sulle singole spettanze, vi è una difficoltà nel reperire uno stimatore, nell'attribuire e nel riempire le singole quote dei beni spettanti ad ogni singolo condividente. È chiaro che ipotizzare un meccanismo del genere super partes, ma non ancora giurisdizionale, potrebbe incentivare un fenomeno di maggiore fruibilità e di accessibilità dello strumento, tenuto conto dei costi più ridotti, tenuto conto che la norma stessa stabilisce che gli organismi di mediazione devono prevedere i compensi spettanti all'esperto nominato, e tenuto conto altresì che si può ipotizzare che gli organismi stessi possano acquisire un consenso delle parti relativamente anche a un tetto di spesa disponibile e da sostenere per gli esborsi di un supporto tecnico del genere, cosa che in giudizio non si potrebbe verificare perché oltre i tempi e le lungaggini processuali ci sono delle tariffe da rispettare di onorare competenze degli ausiliari del giudice sulle quali non vi è una negoziabilità da parte dei condividenti. Per vedendo gli aspetti più tecnici, la norma chiaramente piuttosto scarna, rimanda ai regolamenti di mediazione le discipline di dettaglio, ma mi sento di condividere, in mancanza quindi di contributi allo stato giurisprudenziali e credo anche limitati sotto il profilo dottrinario sul punto, di condividere l'impostazione dell'avvocato Andrazzo che mi ha preceduto di una quantomeno tendenziale non equiparazione agli strumenti previsti al codice di procedura civile per la consulenza tecnica d'ufficio, ma di un modello che tenga conto della rapidità, della speditezza e della tempistica del procedimento di mediazione. Quindi si pongono dei problemi a mio avviso fondamentali, anche perché, visto in ottica sostanzialistica, quello che interessa è il raggiungimento del risultato che deve essere negoziato e condiviso dalle parti, e questo fa sì che la deformalizzazione, quindi un'ottica di rapidità e di celerità del procedimento, possa essere vista di miglior grado, senza però derogare a principi fondamentali, quali quelli per esempio rispetto al contraddittorio e della imparzialità e del ruolo del consulente, che deve essere tale da garantire l'adempimento dell'incarico nell'interesse delle parti e della giustizia in senso sostanziale. Pertanto un primo problema è che
vorrei esaminare con voi è uno, anzitutto quello della tempistica del procedimento di mediazione. Come sappiamo, la legge prevede che il procedimento di mediazione debba completarsi e ultimarsi nel termine di 4 mesi, decorrenti dalla domanda o dal momento in cui il giudice rileva la mancanza della condizione di procedibilità, assegna il termine di 15 giorni per il deposito della domanda medesima ed invia ad udienza successiva i 4 mesi per consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Ora, è possibile concepire in questo arco temporale un intervento, oltre che del mediatore, di un consulente, nella materia che mi viene sempre in mente e che cito per antonomasia, per esempio quella delle divisioni ereditarie, delle successioni, o invece la complessità tecnica dell'accertamento è tale da poter essere difficilmente circoscritta in un arco temporale così ristretto. E a questo punto soccorrono i contributi che sono stati dati sia dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo 28-2010 che della teoria generale sulla questione del termine perentorio o meno del completamento del procedimento di mediazione. Questo è un tema importante che riguarda la mediazione in genere e ancora più precisamente e precipuamente per il caso in cui il mediatore necessiti di un apporto conoscitivo di un consulente tecnico. Poi esaminati questi aspetti poi vedremo la utilizzabilità e il valore del risultato ottenuto in ambito processuale. Il termine in mancanza di un'espressa annotazione da parte del legislatore, a mio avviso ed avviso dei contributi dottrinali sul punto, non può considerarsi perentorio, perché senza l'articolo 152 del codice di procedura civile, in mancanza di un'ulteriore sanzione o di una qualificazione in tal senso, il termine non può essere perentorio. Quindi che succede in caso di mancato raggiungimento dell'accordo o di mancato espletamento nei termini di una consulenza che possa essere elaborata e complessa? Ritengo che che si abbia diritto comunque o all'invio dell'udienza o comunque a tener conto di una prosecuzione del tentativo di mediazione ai fini del raggiungimento dell'accordo. Questo però contrasta con un altro principio, quello di speditezza dei tempi processuali, quindi sarebbe ingiusto dilatare oltremodo i tempi della mediazione senza poter attivare il giudizio e il processo di cognizione. Secondo me la norma si può vedere in quest'ottica, cioè della prosecuzione dell'attività di mediazione e attuare invece quella che è l'unica sanzione, l'unica conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo nel termine di 4 mesi, che è quello dell'inizio della causa di merito o del prosieguo della stessa, ove sia stata attivata la mediazione pendente ai giudici. In questo caso si ottiene il risultato di conciliare i tempi tecnici della consulenza tecnica e dell'eventuale accordo che lo recepisca con quella che è la speditezza e e il prosieguo del processo. Tant'è che poi sarebbe, diciamo, la relazione di accompagnamento al decreto legislativo 28-2010, in cui è stato chiesto venirsi esposto il problema della perentorietà o meno del termine e delle eventuali conseguenze. Nella relazione si dice che delle conseguenze non possono essere poste, anzitutto perché si tratta di un procedimento stragiudiziale e la perentorietà o meno riguarda i termini processuali, quindi anche la questione della perentorietà o dell'ordinarietà del termine è di carattere accademico ed estraneo rispetto al tema, e soprattutto perché il legislatore ha stabilito quelle che sono le uniche conseguenze in caso di mancato rispetto del termine, cioè quelle dell'inizio del processo o della prosecuzione dello stesso. Ed è sintomatico poi come il legislatore abbia precisato, a testimonianza che non si tratta di termini processuali, che gli stessi non sono sottoposti alla sospensione federale dei termini, di quella legge 742 del 69. Quindi il giudizio va avanti e parallelamente si può procedere con questo tipo di accertamento tecnico. Altro problema che è quello che va esaminato in questa sede e forse ancora preliminare rispetto alla tempistica è quello delle modalità con cui si dovrebbe svolgere questa consulenza nell'ambito del procedimento di mediazione. Nel silenzio del legislatore e come ha sottolineato correttamente il relatore che mi ha preceduto, la consulenza tecnica in ambito giurisdizionale ha visto un aumento delle garanzie partecipative delle parti e dei loro consulenti di parte nel contesto del giudizio, del processo di cognizione. Qui adesso è stata introdotta una norma, a mio avviso, molto importante, all'articolo 195 del Codice di Procedura Civile, dalla legge 64 del 2009, in cui è previsto che oggi il giudice
per le controversie introdotte dopo il 4 luglio 2009, come meccanismo che in maniera facoltativa si può adattare anche alle controversie precedenti, debba stabilire nel momento in cui conferisce l'incarico e cui avviene il giuramento del consulente tecnico una tempistica tale da assegnare un termine al consulente affinché sottoponga preventivamente alle parti una bozza di relazione verità, un termine ai consulenti di parte affinché esprimano le loro eventuali osservazioni, manifestano le loro eventuali osservazioni, e un termine finale di deposito della consulenza tenuto conto delle eventuali osservazioni da parte del consulente nominato. Ora, mutatis mutandis, è tenuto conto, come ho detto prima, per questo ho voluto fare una premessa sulla tempistica, credo che questa norma possa essere mutuata nei regolamenti dei singoli organismi di mediazione in modo tale da garantire un meccanismo preventivo di partecipazione e di contraddittorio. Si noti bene che in generale non vi è un espresso richiamo al contraddittorio nell'ambito del decreto legislativo 28/2010, però è chiaro che il principio del contraddittorio risponde a un principio di ordine pubblico che incide sulla regolarità formale o meno dell'eventuale accordo, sulla regolarità formale dell'eventuale accordo, al punto che poi, se ci sarà tempo, lo sottoporrò, vi sono stati dei precedenti, un precedente trovato nel Tribunale di Venezia Terme, in cui il Presidente del Tribunale non ha omologato il verbale di accordo perché ha ritenuto non rispettato il contraddittorio tra le parti. Quindi, pur vero che mancando norma specifica in tal senso, il principio del contraddittorio è di carattere generale, attiene all'ordine pubblico e attiene alla regolarità formale del procedimento di mediazione, ed è inderogabile dalle parti. Per cui credo, sono, questo permettetemi di dire, convinto che la prima preoccupazione debba essere quella di assicurare un procedimento partecipativo. Poi si potrà discutere o meno se, e sempre nell'ambito delle modalità di espletamento della consulenza in ambito del procedimento di mediazione, vi possa essere la possibilità, che riterrei di ammettere, della nomina di consulenti di parte delle parti stesse, ove sempre il sistema, il circuito sia compatibile con i tempi della mediazione, con la speditezza che ogni singolo regolamento e organismi di mediazione vorrà attuare, anche questa norma può essere attuata e disciplinata in tal senso. Veniamo ora all'argomento che poi è rilevante e mi avvio alla conclusione del mio intervento, ed è anche questo di notevole interesse pratico sia per le vostre finalità che per quelle che attengono il mio profilo squisitamente giurisdizionale, il profilo squisitamente giurisdizionale, che è quello dell'utilizzabilità e del valore del risultato conoscitivo, risultato tecnico conseguito nell'ambito del procedimento di mediazione in mancanza di raggiungimento di un accordo. Chiaramente, come sottolineato correttamente il relatore che mi ha preceduto, in caso di raggiungimento dell'accordo vi sarà stato un esito positivo della conciliazione e quindi della consulenza della stessa sottesa, con piena soddisfazione delle parti, e non si potrà un problema di utilizzabilità della stessa. Ora, su questo punto va fatto un esame di tipo sistematico, a mio avviso, degli altri strumenti stragiudiziali o anticipatori rispetto al giudizio e della loro utilizzabilità in ambito processuale, tenendo conto anche invece delle previsioni che il decreto legislativo 28/2010 contempla per altre acquisizioni di fatti, documenti o dichiarazioni nell'ambito del procedimento di mediazione. Anzitutto va detto che espressamente l'articolo 10 del decreto legislativo stabilisce che le dichiarazioni di sé e le parti, le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Quindi vi è un divieto assoluto di utilizzabilità, chiaramente derogabile dal consenso della parte che è titolare del bene giuridico protetto, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta da una parte nell'ambito del procedimento di mediazione. E il capoverso della norma aggiunge in maniera perspicua che sul contenuto di tale dichiarazione e di tali informazioni non è ammessa la prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Si tratta quindi di una sanzione molto netta e precisa del legislatore,
chiaramente da conciliare con i casi di inammissibilità della prova testimoniale e con l'onere delle parti della specifica eccezione nella prima difesa utile, ai sensi dell'articolo 157 CPC, susseguente all'eventuale acquisizione della testimonianza in violazione delle documentazioni o delle informazioni assunte nell'ambito del procedimento di mediazione. In questo caso, appunto, questa norma prevede questo tipo di inutilizzabilità e di divieto di prova sulle risultanze acquisite nel procedimento di mediazione. Ci deve far ritenere che vi sia un'analoga divieto anche per le risultanze di un'eventuale consulenza? Ritengo di no, sia perché si tratta di una norma eccezionale in cui il legislatore ha espressamente previsto tale inutilizzabilità, e sia perché le risultanze acquisite, la logica del divieto risiede in un'esigenza di riservatezza che si intende tutelare, lo dice espressamente la legge. Per cui, epurate tale esigenza di riservatezza e valutato invece l'accertamento sotto il profilo tecnico, in una chiave sostanzialistica del raggiungimento dell'accordo, ritengo che lo stesso, nei limiti che vedremo di qui a poco, possa avere un valore più alto o meno, più o meno elevato in ambito processuale, poiché non si ravvisano le stesse esigenze di tutela della privacy o della riservatezza. Vedendo ora, quindi esaminato questo problema e quindi il fatto che il legislatore abbia voluto, diciamo, disciplinare espressamente un caso di inutilizzabilità che non riguarda l'apporto conoscitivo fornito dal consulente tecnico, vediamo quale può essere questo valore in ambito processuale. L'ordinamento conosce altri strumenti di formazione, di accertamenti e di documentazione ricognitiva degli stessi in ambito stragiudiziale o precedente alla fase acquisizione fine del giudizio. Uno strumento stragiudiziale in assoluto più frequente e che ci si ritrova molto spesso nelle nostre cause in tribunale è quello della perizia stragiudiziale. Come sapete, può essere, non so qui siete o tecnici del diritto siamo oppure geometri, quindi siete abituati a questo tipo di supporto che viene spesso chiesto dalle parti a corredo e a sostegno delle proprie tesi affermate nell'atto di citazione, nella domanda introduttiva del giudizio o successivamente fino ai termini di rito per la produzione documentale. Qual è il valore? Il valore dello stesso è un valore, dice la giurisprudenza, sia che la perizia sia asseverata o giurata, non cambia la cosa, è un valore di tipo indiziario, cioè ha un valore di un elemento iniziale della valutazione delle controversie sottese al giudice. Ciò non toglie che il giudice possa discostarsi dalla valutazione contenuta in una perizia stragiudiziale senza un obbligo di precisa motivazione relativamente ai rilievi sollevati da parte del consulente interessato, consulente che rappresenta gli interessi di parte, ma nel caso in cui intende sposare la tesi sostenuta nella perizia stragiudiziale, e quindi in questi ambiti anche la semplice perizia stragiudiziale ha un valore importante, può come dire, adottare quella tesi purché la motivi e la corredi con ulteriori elementi. Quindi anche la perizia stragiudiziale, che ha un valore a mio avviso più ridotto di quella che viene formulata nell'ambito di un procedimento di mediazione, perché è unilaterale, perché non vi è una partecipazione, perché non vi è un consulente nominato, un consulente terzo, acquisisce un valore processuale rilevante. Quindi la tesi dell'inutilizzabilità assoluta degli apporti tecnici del procedimento di mediazione, secondo me, secondo il mio avviso, a mio avviso è da rigettare. Poi l'ordinamento conosce altri strumenti dove però chiaramente la differenza è determinata dal fatto che sono comunque compiute alla presenza di un giudice. Quindi l'apporto conoscitivo tecnico del procedimento di mediazione si colloca a metà strada tra la mera perizia stragiudiziale di parte e gli strumenti di consulenze tecniche anticipatorie, che come sapete tutti sono l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva, che sono compiute alla presenza del giudice e che assumono un rilievo processuale tipico. Non può assurgere al rango di un accertamento tecnico preventivo o di una consulenza tecnica preventiva, ma non può essere neanche relegata alla stregua di una semplice perizia di parte, atteso che le modalità formative sono quelle di una garanzia di un soggetto terzo, di un organismo che ha come compito l'indipendenza, l'imparzialità e il raggiungimento di un amichevole accordo che tenga conto degli interessi di entrambe le parti. L'accertamento tecnico preventivo, dicevo, ha anche questo ha un rilievo di tipo
come dire, probatorio nell'ambito del giudizio a cognizione piena, perché pur essendo lo stesso finalizzato a cristallizzare una situazione che è suscettibile di mutamenti e che ha un rischio di pregiudizio, si tratta di un procedimento cautelare, come sapete, quindi deve essere assistito dai requisiti tipici del procedimento cautelare, consente un'acquisizione che ha un valore probatorio notevole nell'ambito del giudizio. Per tutti i giudici la presenza in atto di un certo livello tecnico preventivo assurge a un elemento imprescindibile nella valutazione complessiva della vicenda. Più simile ragionamento si può attuare con la consulenza tecnica preventiva, perché la consulenza tecnica preventiva, così come la mediazione o la consulenza espletata nell'ambito della mediazione, per cui il parallelo può essere effettuato e poi chiaramente la questione di iure condendo potranno essere visti e risvolti in ambito processuale, ha una finalità di tipo conciliativo che è analoga a quella della mediazione. Orbene, nell'ambito della consulenza tecnica preventiva, la giurisprudenza sulla utilizzabilità del risultato della consulenza tecnica preventiva in ambito processuale è divisa, anche se poi approda una soluzione di componimento degli orientamenti contrapposti. Cioè si dice, se la consulenza tecnica preventiva ha un valore meramente conciliativo, cioè finalizzata alla sola conciliazione, la stessa non può essere valutata dal giudice in ambito processuale, perché si tratterebbe solo di uno strumento finalizzato a quella tipica finalità, senza alcun valore probatorio, con la conseguenza che il giudice, un po' come il mancato raggiungimento dell'accordo per la mediazione, ne può tenere conto solo per il regolamento delle spese. Quindi se noi riteniamo che questo ragionamento possa essere adattato anche alla risultanza della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di mediazione, avremo un mero risultato che poi il legislatore stabilisce testualmente per il mancato raggiungimento dell'accordo, cioè della disciplina delle spese della lite da instaurare, della lite instaurante. Altrimenti, ed è un'altra tesi giurisprudenziale pur condivisibile, se riteniamo che quell'accordo non sia finalizzato meramente a un risultato di tipo conciliativo, ma costituisca in chiave sostanziale un punto di partenza, cioè un'acquisizione di tipo documentale, per di più, come dicevo prima, non di parte, ma redatta in un contesto di contraddittorio di partecipazione, a quel punto noi avremo che non sarà una mera finalità esclusivamente rivolta alla conciliazione, ma potrà avere un obiettivo che è quello della risultanza e della validità in ambito processuale. La giurisprudenza sulla consulenza tecnica preventiva il problema se l'è posto più volte e sostanzialmente la soluzione definitiva, che è quella che a mio avviso, però è la mia opinione in mancanza di contributi giurisprudenziali sul punto, anzi uno ce n'è, poi ve lo dirò, ve lo dico di qui a poco, si può ritenere che anche la consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di mediazione abbia sì una finalità principale, che è quella di essere preposta al raggiungimento di un accordo delle parti sull'oggetto della controversia, ma che la stessa possa avere comunque un valore in ambito processuale più o meno elevato, secondo quanto detto poc'anzi, poiché l'accertamento che viene compiuto è un accertamento che ha delle garanzie della presenza di un consulente tecnico nominato al tribunale, del mediatore, dell'accordo delle parti anche sul compenso, sui corrispettivi e sulla tempistica dell'incarico da attuare. Ed è tale la similitudine, con questo concludo e poi vi lascio, tra la consulenza tecnica preventiva e la consulenza tecnica espletata in ambito del procedimento di mediazione, che in una pronuncia del Tribunale di Varese si è posto il problema della esperibilità o meno del tentativo obbligatorio di mediazione prima della consulenza tecnica preventiva, perché poiché la consulenza tecnica preventiva non ha gli stessi caratteri di un procedimento cautelare, secondo un dettato su interpretazione restrittiva della norma dovrebbe essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Tribunale di Varese si è pronunciato in senso contrario, perché ha ritenuto che la consulenza tecnica preventiva, essendo finalizzata al raggiungimento di un risultato conciliativo, abbia la stessa logica e le stesse motivazioni che hanno mosso il legislatore di quelle relative alla mediazione in ambito della conciliazione, e pertanto direi, facendo una logica derivativa rispetto alla
pronunciamento dei colleghi del Tribunale di Varese, che anche la consulenza tecnica espletata nel contesto del procedimento di mediazione abbia lo stesso valore e possa quindi fungere sia da strumento, come dicevo poc'anzi, di tipo conciliativo per le parti, e ove l'accordo non venga raggiunto può essere uno strumento probatorio nell'ambito del giudizio da parte del giudice, da tenere in debita considerazione, perché rispetto ad una perizia stragiudiziale si tratta di un accertamento compiuto nel contraddittorio delle parti, alla presenza di esperti nominati al tribunale e soprattutto garantito da una continua osservanza e da una partecipazione dei contendenti. Grazie. Grazie al giudice Fiore per questo intervento, un'attenta analisi fatta come sempre, quindi tutte le volte che ci vedevamo e la invitavo e gli chiedevo allora ci vediamo a compagnia, lei diceva che cosa avesse a dire, penso che abbia detto abbastanza, ringrazio veramente di cuore. E passo la parola al Presidente Bernini, vediamo la biblioteca e poi ci teniamo come ultimo la ciliegina sulla torta il nostro responsabile scientifico, quale più di tutti da diversi anni si occupa di conciliazione con voi del Focato. Io volevo innanzitutto congratulare per il relatore che mi ha preceduto, perché per non solo per l'approfondimento che ha usato nella materia, ma principalmente, ma anche per l'approccio con il quale si è avvicinato, diciamo così, si è approcciato al problema. Ve lo dice uno che presiedendo l'organismo pubblico di mediazione, come dicevamo all'inizio, dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, quindi noi facciamo molti convegni e anche ai corsi di specializzazione invitiamo, cerco di invitare sempre i magistrati, perché alla fine poi sono il nostro interlocutore principale, perché quando non riusciamo a chiudere una conciliazione, alla fine quello che fa la differenza sarà il giudice. Quello che va in qualche modo il nostro operato andrà nelle loro mani, quindi il loro punto di vista fa la nostra differenza e noi quindi dobbiamo fare riferimento molto a loro. Però voglio precisare che, differentemente da quanto mi è capitato fino ad oggi di sentire, a oggi ho visto una chiave, come dicevo, particolarmente diversa, perché è in positivo, per lo più, ripeto, porto testimonianze di diversi colleghi napoletani, qualcuno che addirittura cerca di trascinare sul giuridico, diciamo questo, la chiave di lettura, qualche un altro cerca di svalutare completamente lo strumento della mediazione o della consulenza tecnica, perché lo vogliono relegare a una qualche cosa che non ha niente a che vedere con il processo e nessun collegamento potrebbe averlo. Il magistrato che più si è lanciato mi ha chiesto, scusa Riccardo, ma perché la normativa non ha previsto che avesse esplicitamente una valenza, diciamo così, anche nel processo? E io pensavo, fra me e me, che non sono il ministro a farlo, non ho colpa purtroppo, insomma. Però qualche altro poi ha detto, tutto sommato, a ben vedere come è stato utilizzato, come se è vero che io come giudice valuto certe volte la consulenza tecnica redatta nell'ambito di una di parte, nell'ambito del procedimento, e non chiedo la CTU, a maggior ragione potrò certamente prenderla come riferimento. Però diciamo che la chiave che abbiamo ascoltato prima dà anche delle motivazioni tecniche secondo le quali, o comunque giurisprudenziali secondo le quali, diciamo così, questo strumento ha veramente un'importanza che, come vedremo fra poco, secondo il mio punto di vista è veramente strategica. Non mi sono messo d'accordo con i colleghi napoletani. No, ma è proprio, si discosta, quindi dire, anzi, per certi versi ero deluso quando ascoltavo queste cose, perché vedevo una ritrosia più tipica di una parte dell'avvocatura, quella contraria, quella che non l'ha visto con una chiave positiva, come opportunità, come strategia processuale, ma come uno strumento da lottare, perché non gli consentiva di fare l'attività così come è stata sempre abituata a svolgerla, non fosse altro che per questo. Colgo adesso l'occasione per tornare a fare un salto indietro e quindi congratularmi con i responsabili dell'AVA, perché si avvalgono di professionisti
voglio dire, non parlo per la platea che voglio che abbiamo ascoltato e che seguiremo anche dopo, di persone che sono nei posti chiave e che hanno affrontato la materia, la tematica in maniera approfondita e quindi di esperienza, e questo può ben trasferire il meglio e quanto di più aggiornato ci possa essere, e questo chiaramente ha dei costi in termini anche di energie, e per voler parlare di costo, poi come dire, nella maniera volgare, anche il costo, che ha un costo, veramente i costi che si vengono qui ha un costo bassissimo, ciononostante mi pare di dire che hanno docenti che non ci sono, non c'è questa correlazione, nel senso che è un costo molto basso per lo più per avere dei margini, gli enti privati si avvalgono di docenti di tutt'altro livello. Fatto questa precisazione, volevo partire un attimo, sarò breve, darò un taglio pratico su ascolto appunto dell'esperienza che noi abbiamo maturato come organismo a Napoli sulla mediazione, e in particolare sul discorso della consulenza tecnica e come questa possa essere direttamente correlata alla proposta. Mi spiego. Nella misura in cui, come sappiamo, la 28 prevede che si possa, il mediatore può fare la proposta, quando le due parti lo richiedano deve fare la proposta. La 180 interviene con, se è previsto nel regolamento dell'organismo, ecco che il mediatore può fare la proposta anche quando manca una delle parti. Questa per certi versi è un articolo, come dire, un po' contrastato, una parte dell'avvocatura lo vede in maniera negativa, perché ecco il principio del contraddittorio che veniva citato prima dal magistrato, in questo caso qualcuno ritiene che possa essere in qualche modo violato. In realtà probabilmente l'intento del legislatore è quello di penalizzare chi diserta la mediazione senza giustificati motivi, ed è espresso in queste norme, in questi due decreti, che benché abbastanza sono sintetici, però sono anche abbastanza chiari e categorici sull'argomento. Tornando al discorso della proposta, la consulenza tecnica quindi potrebbe essere uno strumento particolarmente adatto affinché il mediatore possa con maggiore tranquillità poter decidere appunto della proposta, dell'entità della stessa, perché è chiaro che nella misura in cui il mediatore fa la proposta e questa proposta possa coincidere o addirittura mantenersi semmai un po' più bassa della consulenza tecnica prodotta dal consulente tecnico, come abbiamo individuato nella lezione precedente, ecco che a questo punto, con le caratteristiche della terzietà e parzialità di cui parlavamo prima, quando le parti non si sono messe d'accordo, quando questo pacchetto, questo impianto, proposta consulenza tecnica dovesse andare, nel caso appunto delle mediazioni non andate a buon fine, la parte, quindi la porta come inizio del processo che si andrà a svolgere, ecco che come strategia preprocessuale è eccezionale. Perché, voglio dire, al di là di quelle che potrebbero essere dei riferimenti normativi, però ben potete immaginare che influenza può avere questo tipo di pacchetto, chiamiamolo volgarmente così, che si ritrova il giudice all'inizio del fascicolo sull'esito del giudizio, sulla sentenza che dovrà venire successivamente, alla fine. Quindi ecco che quelli che vedono la mediazione come uno strumento che possa allungare i tempi, aumentare i costi, è vero esattamente il contrario, perché costa oggettivamente poco, i costi della mediazione possono essere portati diciamo così, possiamo anche scaricarci dal tasse, e poi, come se non bastasse, noi possiamo condizionare in maniera pesante l'esito di una sentenza, perché come abbiamo sentito prima, in un modo o nell'altro queste risultanze andranno a finire il fascicolo del giudice, che non potranno tenerne assolutamente conto, per cui è uno strumento particolarmente forte. E un'ulteriore precisazione, cioè comunque sarò breve, è quella che per quanto riguarda la possibilità da parte del mediatore di fare la proposta,
ci sono una parte, diciamo, dei docenti che ritengono che questo debba essere in qualche modo utilizzato con le pinze, questo strumento. Ritengo personalmente che debba essere invece spinta come possibilità, cioè quando è possibile fare una proposta, ben venga che venga fatta. E faccio un esempio pratico tra quelli che ci è capitato, esempio in cui assolutamente non fare la proposta. È capitato diffamazione a mezzo stampa, un importo molto elevato, oltre 500.000 euro, di un ex magistrato che a un certo punto riteneva di essere stato leso nella sua immagine da un articolo di giornale, di un quotidiano, e quindi ha chiamato in mediazione questo giornale. Di fatto in una situazione nella quale è venuto il magistrato, non è venuto il responsabile della testata del giornale in questione, ecco che il mediatore non si può e non sarebbe assolutamente ragionevole che possa fare una proposta, perché sarebbe completamente sganciata da qualsiasi valutazione oggettiva. Questo è l'esempio classico dove noi appunto nei corsi spieghiamo che non bisogna fare questa proposta, non è opportuna, assolutamente opportuna farla. Potrebbe diventarlo qualora invece il responsabile della testata giornalistica, presentandosi alla mediazione, e il magistrato facendo anche lui delle proposte e la testata accogliendo delle altre, già è diverso che là in quel caso il mediatore si potrebbe già più esprimere. Però lasciamo questo come esempio tipico di proposta da non fare. Caso classico invece, per prenderne uno, di proposta dove la proposta è proprio pacifica per certi versi, che potrebbe essere quello dell'anatocismo bancario. Quindi io mediatore vedo che tra la banca e il cliente non c'è possibilità di raggiungere un accordo, posso chiedere la consulenza tecnica. Ecco che senso lato pratico è evidente che siccome la consulenza tecnica qualcuno dovrà pur pagarla, è ragionevole immaginare che il mediatore possa suggerire, eventualmente possa domandare alla parte che ritiene il cliente della banca, che ritiene essere stati lesi i propri diritti, sull'opportunità di nominare ovviamente questo consulente, perché alla fine chi è che lo paga? È vero che lo nomina il mediatore, ma chi lo paga è la parte. A questo punto, facendogli capire che sulla scorta di questa consulenza tecnica meglio si potrà cercare di far divenire non solo il cliente ma anche la banca a più miti pretese, e in ultima analisi potrà il mediatore fare la proposta che, coincidendo con le risultanze della consulenza tecnica o mantenendosi anche un po' più basso per cercare in qualche modo di intercettare quella che poi successivamente sarà la sentenza del giudice, che ove dovesse essere uguale, diciamo così, corrispondere alla proposta del mediatore, abbiamo l'articolo ex articolo 13 della 28, prevede appunto che anche chi, diciamo così, perde la causa però paga le spese, quindi per assurdo la banca non debba pagare nulla al cliente, però alla fine si pagherebbe tutte quante le spese. Ecco che questo sarebbe il caso in cui ritengo personalmente che la proposta debba essere fatta, e se viene fatta sulla scorta di una consulenza tecnica stai dormi tra mille guanciali, come si suol dire. Quindi questa appunto è la chiave di lettura della vista tra la proposta di una concomitanza della proposta e della consulenza tecnica. Una piccola precisazione in merito al dubbio che veniva posto prima sul discorso di quali documenti una volta in mediazione vengono, per così dire, bruciati, perché non possono essere utilizzate informazioni, documenti nel successivo processo. Una chiave di lettura estrema potrebbe portarci all'assurdo che io possa chiamare in mediazione l'altra parte e produrre documentazioni dichiarando che non voglio che venga prodotto successivamente in tribunale, impedendo quindi anche alla controparte di poterlo utilizzare nel processo, cosa che chiaramente non è pensabile. E quindi è ragionevole immaginare la chiave di cui prima, laddove, facendo l'esempio appunto della consulenza tecnica, nel caso analogismo bancario, che gli estratti conto possono ben essere prodotti, ma non per questo può essere poi dopo impedito l'utilizzo successivo nel processo per fare eventualmente un'altra consulenza tecnica, o nel
caso, oppure se il giudice, come appunto nel caso in esame, noi avremmo un giudice dove per lo più sarebbe portato tendenzialmente a fare, a dare un certo rilievo, adesso al di là dell'aspetto giuridico, ma sicuramente alla consulenza tecnica prodotta nell'ambito della mediazione. Io avrei concluso, passo. In relazione alla proposta vorrei fare una piccola precisazione che con la collaborazione del nostro responsabile scientifico il nostro organismo ha fatto sì che il conciliatore non possa fare una proposta in assenza di una delle parti. Da un mesetto a questa parte saranno i suggerimenti del responsabile scientifico proprio per evitare il meno della conciliazione stessa, perché ascoltando, analizzando con il professore questo aspetto, e dove viene fatta una proposta ascoltando solo una delle parti, secondo noi viene, diciamo, depotenziata quella che è la conciliazione stessa, in contraddizione a quello che dice il Presidente del Medico, che comunque la proposta va fatta per dare questo impulso alla conciliazione. Non voglio rubare altro tempo, voglio dare la parola al professore Salvatore Sica, professore della facoltà di Fisciano, di Salerno, nostro responsabile scientifico. Sì, buongiorno a tutti, non vi preoccupate, prenderò poco tempo. Di solito chi fa le conclusioni si limita a sintetizzare in qualche maniera gli interventi precedenti. In questo caso non è così per due motivi, innanzitutto perché gli interventi non necessitano di sintesi tutti molto chiari, devo dire tecnicamente fondati, e me ne compiaccio anche a nome dell'ALAMA, perché credo che sia stata una mattinata ricca di contenuti. E il secondo motivo per cui non riprendo se non a tratti alcuni degli interventi, perché li ho trovati appunto esemplari, ma su alcuni punti non sono totalmente d'accordo, lo dico subito, ed è anche occasione per un confronto, questa materia necessita di confronto e approfondimento. Ma il secondo motivo per cui invece, più che riprendere gli interventi precedenti, proverei a dare un rapido contributo aggiuntivo, è che probabilmente dirò cose per apprendersi perfino inattese, nel senso che mi occupo di queste tematiche ovviamente dal 2010, ma sono un operatore bancario, quindi non c'era ancora la stessa mediazione e conciliazione per l'ASI dal 2005, quindi una materia che in qualche maniera ho visto anche nella sua evoluzione pre e post disciplina del 2010. E come dico sempre, ormai è diventata una clausola di stile, gli amici dell'ALAM lo sanno, benché faccia il professore ordinario di dottorato comparato, in questo intervengo sempre con un assoluto approccio pratico rispetto a questi temi, perché a mio avviso la logica deve essere quella dell'esperienza concreta. Bene, in questo momento dico che la mediazione necessita di superare due grandi nemici, la disciplina necessita di superare due grandi nemici, pigrizia e diffidenza. Pigrizia di tutte le categorie coinvolte, naturalmente noi avvocati abbiamo un ruolo notevolissimo nel blocco dell'espansione dello strumento, questo va detto con una chiarezza estrema, è un blocco di tipo culturale, direi un blocco di pigrizia, questo è un paese conservatore nell'essenza, cioè non è una qualificazione politica, è proprio conservatore nel senso della indisponibilità alle riforme, alle novità in generale, deve essere un paese vecchio. E poi il secondo problema è la diffidenza, che è una diffidenza culturale prima ancora che di tipo tecnico. E allora io credo che per vincere questi due nemici l'attività di divulgazione, di formazione, di diffusione della cultura della mediazione deve avere di mira innanzitutto questi due aspetti, e anche le proposte tecniche che si vanno a elaborare devono essere proposte finalizzate a superare l'ostacolo della pigrizia, e la pigrizia si supera solo con la motivazione, cioè con la comprensione che questo istituto non è l'ulteriore ostacolo. Guardate, io mi sono occupato molto, mi occupo solo personalmente di disciplina di tutela dei protettori, la tutela dei dati personali. Appena arrivati nelle aziende per le consulenze su questi temi, a ridosso dell'entrata in vigore della legge 675 del 96 e poi del codice cosiddetto della protezione dei dati personali, del decreto legislativo 196 del 2003, nelle aziende trovavate persone con una assoluta ritrosia, addirittura proprio opposizione netta, l'ennesima rottura di scatola, per dirle con un termine assai poco tecnico ma efficace. Quando ci si rende conto che la procedimentalizzazione dei flussi informativi all'interno di un'azienda, di uno studio, di un ufficio,
in realtà non è solo tutela dei dati personali, ma è riorganizzazione con finalità di efficienza, la norma assume una luce differente. Se questo istituto, facendo il parallelo, non viene sentito come un'occasione di velocizzazione, di risoluzione alternativa, di deflazione del contenzioso, la deflazione del contenzioso non è una cosa che sta a cuore al Ministero della Giustizia oppure ai magistrati, sta a cuore a tutti. La deflazione del contenzioso consente che io possa fare, cosa che almeno nella mia esperienza professionale mi capita in non più di 5-6 tribunali, Avellino in parte, ma devo dire dimenticato naturalmente a Roma, a Napoli, a Salerno, forse capita in qualche sezione di Milano, che io mi sieda, trattandosi della causa una per volta, e tratti di diritto, non faccia altro, non lo dico civile, che poi è questo il lavoro dell'avvocato e l'esaltazione della funzione giurisdizionale. Fuori di questo è il caos che quotidianamente viviamo. L'obiettivo della deflazione, dunque, è questo. Allora noi avvocati dovremmo comprendere che in genere la società dovrebbe rendersi conto, non è un pistolotto tipo che sembra tecnicamente fuori del tema, ma è assolutamente all'interno del tema, perché possiamo fare tutte le analisi, e ormai io sono mesi se non anni che mi occupo di questi argomenti, ma se poi trovi l'ASL che nelle case di responsabilità medica che per principio non viene, le compagnie di assicurazione che sono difensori di compagnie, e vi posso assicurare che la prima richiesta che mi hanno fatto non è stata l'utilizzabilità dello strumento, ma la previsione di un'azione, di una lettera tipo che possa configurare il giustificato motivo dell'assenza, e questo è già un approccio culturale, non so se è chiaro tutto. Mi hanno chiesto, di qui il mio consiglio anche all'ALAM, di ad esempio di fare uno screening degli organismi, perché ovvio che una compagnia di assicurazione si preoccupa molto di un organismo che può effettuare la proposta in assenza dell'altra parte, perché questo si lega direttamente al secondo grande nemico che io individuavo, la diffidenza. Noi abbiamo, veniamo da una cultura tendenzialmente antagonista del contraddittorio processualistico, non riusciamo a comprendere che ci possa essere una sede in cui il problema è la composizione degli interessi. Allora, come dico sempre quando mi capita di fare lezioni dei corsi, un buon mediatore è capace di varcare l'apparenza delle ragioni della pretesa per prevenire gli interessi effettivamente perseguiti. Varcare il muro, superare, sfondare il muro delle ragioni, significa che un buon mediatore non si limita ad esaminare la domanda così, in distanza così come è composta, che conterrà le ragioni della pretesa. È chiaro? Un scioglimento di comunione ereditaria ha come ragione la pretesa quello della indisponibilità al permanere della comunione, la volontà, che è l'unica causa che non dovrebbe mai esistere, perché è la più irrazionale di tutte per alcuni versi, se ci riflettete per un istante. Le ragioni di chi aderisce alla mediazione sono esattamente le stesse e contrapposte, le stesse o contrapposte. La vera capacità mediativa, secondo me, per esperienza, vi parla qui veramente l'esperienza di chi da un po' di anni si occupa di questi temi, e varcare le ragioni della pretesa per prevenire l'effettività degli interessi. Gli interessi sono un'altra cosa, sono fatti di una molteplicità, come avevo detto durante il corso, sono fatti di una molteplicità di sfumature, di profili, innanzitutto economici, molto spesso psicologici. Per esempio, tutte nel novero delle materie di quell'articolo 5, le successioni ereditarie hanno una componente di tipo psicologico, endofamiliare, molto più ampia di quanto si possa pensare, perché d'altra parte, se non ci fosse questa componente, non ci sarebbe una sola ragione di pervenire a giudizio per sciogliere una comunione ereditaria, parliamo di prettamente. Il più delle volte è fatta di riflessi familiari, dell'incidenza degli affini. Sapeste quanto, lo sapete meglio di me, il consigliere Fiore lo saprà, quando sono le passe le influenze degli affini per la risoluzione di controversie che invece tra parenti potrebbero avere un'altra gestione, giustificazione, soluzione. E allora dico questo, e vi ripeto, apparentemente fuori tema, di solito è un professore che attende un intervento dogmaticamente più fondato, ma poiché sono stato splendidamente preceduto dagli interventi precedenti anteriori, non ho necessità di seguire lo stesso filone, ma perché invece sono convinto che oggi il problema è proprio questo. Fino al maledetto o benedetto, dipende dal punto di vista, 23 ottobre, finché non si farà questa chiarezza, gli avvocati si sveglieranno un giorno, gli avvocati, le imprese, le banche, le assicurazioni, e si renderanno conto che l'istituto esiste, c'è, a questo punto utilizziamolo favorevolmente, valorizziamolo. È ovvio che si continuerà in questa logica e andranno battuti i due grandi nemici, pigrizia e diffidenza. Pigrizia, conservazione, preferite voi, scegliete voi come preferite. Però
e qui veniamo ad aspetti più strettamente tecnici, io credo che noi abbiamo, per raggiungere l'obiettivo della sconfitta dei due grandi nemici, dobbiamo improntare l'interpretazione tecnica delle disposizioni in chiave, direi, sostanzialista, diceva il consigliere Fiore, e cioè arrivare a una visione sostanziale in cui la mediazione non sia solo l'assolvimento dell'obbligo di cui è l'articolo 5 della condizione per l'azione, ma diventi un luogo, una camera di compensazione proficua, effettiva del conflitto per il suo superamento. Da questo punto di vista noi dobbiamo tenere presente che questi mesi, la disciplina già nel suo impianto e poi questi mesi di applicazione ci consegnano alcuni principi che io ritengo chiari per comprendere l'istituto. La deformalizzazione, questo è un istituto assolutamente informale, per esempio questo tema si affronta spesso in ordine al contenuto del verbale e all'obbligo di verbalizzazione. Il mediatore deve essere un soggetto dalle mani libere, il che non vuol dire non richiamare il principio del contraddittorio che, avendo valenza generale, si estende ben fuori del processo, anzi anticipa il processo, il che non vuol dire dimenticare che il procedimento, benché sia rigorosamente separato da quello giudiziale, tuttavia ne costituisce la condizione di azione e quindi in un certo senso è la controversia nel suo insieme tra mediazione e eventuale futuro giudizio che si costituisce, rappresenta un unicum e quindi vuol dire rispetto del procedimento contraddittorio anche e vorrei dire soprattutto, del resto è strettamente connessa all'imparzialità dell'organismo e del mediatore. Qui sta succedendo di tutto. Il piano scorso è stato imposto al Ministero della Compagnia di Assicurazione dei Clienti, in cui, lo dico perché un altro dei passaggi, scusate, non perdiamo il filo ma apriamo una parentesi, un altro dei passaggi rilevantissimo è serietà e qualificazione degli organismi. Secondo me bisognerà andare a una seria pulizia, permesso di segnalare anche al Ministero qui nei rapporti quotidiani, una seria pulizia degli organismi e una seria verifica dei mediatori. Cioè, non è possibile che lo studio Rossi, ovviamente nome di pura fantasia, è sulla carta intestata di un avvocato che fa una lettera di messa in mora per un sinistro automobilistico, avvocato Verdi, e poi l'avvocato Verdi, che ha scritto su carta intestata dello studio Rossi, si rivolge all'organismo di mediazione che nomina l'avvocato Rossi come mediatore. Il che significa che questo fa esattamente il gioco di chi, o per pigrizia o per diffidenza, non vede l'ora che venga dichiarata l'incostituzionalità o comunque studia la mattina e la notte e il giorno gli strumenti per sterilizzare la effettività e l'utilità di questo istituto. Ma tornando al nostro discorso, deformalizzazione. Deformalizzazione significa che il mediatore deve avere, nel rispetto del principio del contraddittorio, le mani libere non per fare ciò che vuole, ma per pervenire all'obiettivo principe che abbiamo indicato, più che fermarsi alle pretese o alle ragioni della pretesa, per venire agli interessi. Io do grande importanza nella mia esperienza alle sessioni private, cioè al momento, come sapete, coperte da riservatezza reciproca e assoluta, per pervenire alla comprensione di ciò che realmente vuole la parte, no? Ed è decisivo comprendere questo. Tutti i filoni bancari di cui sono occupato in realtà molte volte avevano un retropensiero della parte. Pugnavo col contratto perché, essendo esposto con la banca su altre partite, mi interessava aprire un fronte per chiudere complessivamente la posizione, come chiuderla al meglio. Quindi la deformalizzazione deve dare al mediatore la possibilità di muoversi in libertà, pur nel rispetto del contraddittorio e tutte le altre regole, in primis quelle deontologiche, che attengono al profilo del mediatore. Il secondo aspetto, per battere i nemici di grida e diffidenza, il secondo principio è quello dell'impermeabilità e qui dunque parzialmente dissento da alcune opinioni che ci sono emerse questa mattina, cioè l'assoluta impermeabilità, cioè i compartimenti stagni tra mediazione e successivo giudizio. La norma che veniva evocata, quella della inutilizzabilità degli elementi e delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, che è una norma secondo me per molti versi perfino pericolosa. Sono rappresentato al Ministero che inconsapevolmente potrebbe aver costituito un introdotto nella disciplina un cavallo di Troia per frodi processuali. Cioè, pensiamo alla più banale delle controversie di provincia, quelle relative alle modalità di esercizio di una servitù. A piedi e a cavallo, si diceva una volta, va bene.
se vengo a rendere una dichiarazione in senso lato confessore, cioè vengo e dichiaro sì, effettivamente è sempre passato col trattore, ma non intendo farlo più passare, non ho nessun obbligo di motivare perché non lo voglio far passare, non intendo farlo più passare, poi se voglio apparire giusto un tanto corretto perché il trattore mi, con le sue emissioni di fumo mi rovina il raccolto, mi attenta alla sicurezza del ciclo stradale, della strada confinale, o per poterare e così via. Questa dichiarazione in senso letterale non potrà essere usata nel futuro giudizio, in un'interpretazione strettamente letterale. Tant'è che quando ho sottoposto queste perplessità in sede ministeriale, ed era prima del DM 180, e mi ero permesso di suggerire una modifica che potesse far superare questa che altrimenti è una contraddizione inaccettabile sul piano logico, ancor prima che giuridico, perché è ovvio che poi andandosi in giudizio non può essere preclusa la prova testimoniale sulle modalità di esercizio della servitù, non può essere sterilizzata dalla norma. Il Ministero ha detto per carità, questa è una norma chiave perché già abbiamo la diffidenza da vincere, già abbiamo la cultura del sospetto, che succede in mediazione? Se poi addirittura si fa come nei telefilm americani, da questo momento tutto quello che lei dirà potrà essere utilizzato contro di lei, praticamente avremo una mediazione tra muti, e la mediazione tra muti già è difficile per venire alla conciliazione, per definizione impossibile. E tant'è che ho proposto quella che considero un'interpretazione, diciamo, recuperatoria in qualche maniera, e che cioè il rendere dichiarazione in sessione pubblica corrisponde a un implicito consenso all'utilizzo, nel senso che se io non intendo farlo utilizzare, tant'è che aggiungerei di più che e lo faccio nei procedimenti in cui sono mediatore, io chiedo sempre che o non si verbalizzi nulla, oppure che se si verbalizzi le parti si autorizzino reciprocamente all'utilizzo di queste dichiarazioni. Ma veniamo al punto successivo, non vi preoccupate, non vi tedierò ancora a lungo, che è quello del contenuto della verbalizzazione e soprattutto finalità della verbalizzazione. Che questo tema si ricollega all'altro discorso di fondo, la summa diviso la mediazione e mediazione facilitativa e aggiudicativa. Io devo dirvi, e in questo senso potrei apparire perfino sgradito, soprattutto visto la sede che così amabilmente ci ospita, che io ho delle forti perplessità sulla mediazione aggiudicativa e ho delle forti perplessità quindi sull'utilizzo, perché la mediazione aggiudicativa va automaticamente in paio con la consulenza tecnica. E nella giudicativa la consulenza tecnica ha un senso, nella facilitativa le parti, dopo per scontata che vi sia chiara la distinzione, nell'agevolativa il mediatore ha una funzione essenzialmente di avvicinamento il più possibile informale delle posizioni delle parti, nella giudicativa il mediatore o su richiesta o su iniziativa elabora una proposta, ma anche su questo punto io devo dirvi un buon mediatore secondo me è essenzialmente un mediatore agevolativo facilitativo. La mediazione è con aggiudicazione, perché dicevo potrebbe apparire in contrasto? Perché mi rendo conto che in un collegio dei geometri l'aspirazione massima è un ruolo anche di consulenza tecnica in quei procedimenti. Però quello che vi levo con una mano ve lo servisco con un'altra, perché in realtà questo piuttosto che la consulenza tecnica, un organismo serio affianca al mediatore legale il mediatore tecnico direttamente, visto che è possibile la comediazione. Ma credetemi, non vorrei apparire in contrasto col tema di fondo, e quanto alla mediazione aggiudicativa il ricorso alla consulenza tecnica deve essere estrema razza, proprio perché tra l'altro poi si pongono una serie di questioni secondo me ancora irrisolte, e come diceva la canzone lo scopriremo solo vivendo con la giurisprudenza, nel senso che sarà la giurisprudenza a orientare, che non è poca, la segnala solo per la convegno con il giudice Triscari, che è responsabile dell'organismo di mediazione e è in via proprio di pubblicazione tra 20 giorni un suo volume proprio che raccoglie un anno di giurisprudenza, molto più provvedenti quanto non si immagina, e molte più problematiche, consigliere Giuri, quanto non si immagina, per esempio tutta la problematica relativa all'obbligo di mediazione in tema di revocatoria fallimentare, cioè se occorre o meno che la curatela debba preliminarmente o previamente procedere in mediazione circa la, e poi questa copiosa giurisprudenza di Varese che ormai ha preso fuori il tema, sì, con esiti spesso contraddittori, mentre invece non ho l'ombra del dubbio, ma lo riprenderò tra un istante, sulla natura non perentoria del termine, quindi proprio una condivisione totale.
Avrei già qualche indice maggiore perplessità sulla immediata trasferibilità della consulenza tecnica espletata nel procedimento di mediazione e la sua immediata ricruibilità nel giudizio, o perlomeno sì, ma in termini con che valenza? Questo, insomma, la problematicità che è sul tappeto, che è contraddistingue questi aspetti sul tappeto, mi induce a dire che la giudicativa deve essere usata con grano salis, come estrema razza. Perché all'interno della giudicativa la consulenza tecnica, secondo me, un buon organismo, un buon mediatore nominato, deve vederla proprio come soluzione estrema. È molto meglio nominare il geometra, l'ingegnere, il tecnico direttamente mediatore, piuttosto che fare ricorso a una consulenza tecnica. Non mi preoccuperei nemmeno dei termini. Abbiamo chiarito che non è perentorio e siamo totalmente d'accordo. Tra l'altro il decorso infruttuoso di 4 mesi, senza che si sia reso una, come dire, una, si sia pervenuta una soluzione legittima comunque ad andare in giudizio dove ci sia questa volontà. Devo anche dirvi che se manca una giurisprudenza su molti temi, manca anche ovviamente giurisprudenza su un tema delicatissimo, la responsabilità del mediatore. Per cui da questo punto di vista, allora io suggerirei che il termine vada rispettato e quando si scorre, mi è capitato proprio 2 giorni fa, una mediazione a Napoli, io mi faccio espressamente autorizzare, come mi capita quando mi faccio l'arbitro o unico il componente di un collegio, addirittura non mi facciamo nemmeno sedere, e la prima cosa che si fa è la proroga del termine per poter dire tranquilli. Quindi dicevo, il problema non è tanto il termine, non andare fuori termine perché si fa la consulenza tecnica, è che a mio avviso la consulenza tecnica deve nascere in qualche maniera da una sorta di conferimento di arbitraggio all'interno del procedimento di mediazione. A me è capitato una sola volta di andare in consulenza tecnica, una mediazione in materia ereditaria, dopo che in qualche maniera si era raggiunto una sorta di primo step della conciliazione, e cioè deferire al consulente tecnico che il mediatore ci indicherà la divisione immobiliare, fin da ora impegnandoci a rispettarne l'esito qualunque esso sia, una sorta vera e propria di in qualche maniera anche di arbitrato tecnico, e questo è il problema, comunque in qualche maniera una natura vincolante. Ma fuori di questo, se non sono maturi i presupposti e un buon mediatore, perciò è un'attività essenzialmente anche di tipo pratico, vorrei dire di fatta di sfumature, di discorso, di approfondimenti delle questioni private, se non sono maturi i presupposti per la conciliazione, io credo che debba fare un ricorso veramente proprio centellinato alla nomina di consulente tecnico, per non aggravare tempisticamente la procedura, per non aggravarla di costi, per non aumentare la cultura del dubbio, del sospetto, della diffidenza che purtroppo c'è ancora molto diffusamente sull'istituto. E allora e questo si ricollega anche a un altro principio che conclusivamente vorrei segnalarvi, il principio della dispositività, cioè sostanzialmente io credo che vada dato grande ruolo e spazio a ciò che le parti realmente vogliono. L'idea del mediatore che fa il surrogato dell'arbitro del giudice, perché poi questo è il retropensiero di chi incentiva o sviluppa la aggiudicativa, non è un'idea che fa bene all'istituto e alla sua diffusione, crea preoccupazione. Le competenze tecniche vanno utilizzate alla famosa domanda: è meglio o peggio che il mediatore sia un tecnico ed è meglio o peggio che sia un avvocato? Io rispondo sempre: è meglio ed è peggio, è assolutamente meglio che sia un tecnico e può essere meglio che sia un avvocato, è peggio però se l'avvocato quando fa il mediatore continua a pensare di essere avvocato in quel momento. Secondo me nelle sessioni private il bagaglio tecnico è fondamentale, nelle sessioni private il bagaglio tecnico può indurre ad mussare, a favorire il superamento, lo smussamento degli angoli, ma non deve mai essere una sovrapposizione, non deve mai coincidere con l'aspirazione a diventare decisore, giudice o arbitro stesso. E allora io credo conclusivamente che giornate come quelle di oggi sono utilissime, a condizione che ciascuno di noi in qualche maniera si faccia parte di una virgolette evangelizzazione rispetto a questi temi. È un istituto importantissimo, è un istituto fondamentale,
è un istituto che può avere un grandissimo rilievo, e però tutte le categorie interessate, privati, banche, assicurazioni, per esempio le, bisogna, come dire, favorire le interpretazioni. A me è capitato di farlo, riferisco questa esperienza e poi finisco. Bisogna favorire tutte le interpretazioni e le valorizzazioni della norma, ma senza per questo aspirare a diventare giudici, arbitri o sovrapporsi, però favorire le interpretazioni che consentano una soluzione. La responsabilità medica sta segnando un fallimento estremo della mediazione, ma sapete perché? Perché ci sono troppi problemi di litisconsorzio, in parte necessario, in parte eventuale. Cioè ci sono troppe situazioni in cui se viene il medico non viene l'altro, se viene l'altro non viene il medico, e ovviamente, essendo carente l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, non c'è mai l'assicurazione. Allora c'è un solo modo per venire a capo di questo, e io ne sto facendo uso, quello di far raggiungere un potenziale accordo tra le parti. Il medico scrive alla compagnia di assicurazione rappresentando che potrebbe essere definita iniziativa del medico, principio di sottotitolo, il mediatore non deve fare di più, non deve scrivere il mediatore. Il mediatore può, forte della deformalizzazione del procedimento, della informalità del procedimento, dire nell'orecchio, lei scriva, non chiudiamo oggi. La scriva la compagnia che questo sinistro aveva un amico permanente che in fondo si può definire con una cifra modesta. Questo sinistro, dove lei ammette ci può essere un 51% di responsabilità, si può definire questa cifra. Scriva alla propria compagnia di assicurazione o eventualmente al proprio datore di lavoro, privato, pubblico che sia, clinico o azienda ospedaliera o altro, scriva che si può definire questa cifra, e naturalmente lei però torni qui a definire l'accordo soltanto quando è forte una mallera espressa fornita dalla compagnia o di assunzione di garanzia da parte del datore, perché altrimenti, come il suo avvocato sa bene, lei ha una obbligazione diretta con un eventuale accordo immediatamente esecutivo. Aggiungo di più quando io dico che bisogna sforzarsi di trovare tecniche di incentivo alle compagnie che fanno, io faccio il regalo alle compagnie in prevalenza, però non tollero certi atteggiamenti. Alla compagnia che fa il pesce in barile e attende lì, non viene all'incontro, si manda una letterina senza giustificazione, così scriva che a questa cifra lei richiede un'ottima definizione. Se non si definisce, lei naturalmente non chiuderà senza malleva, perché non vuole trovarsi esposta al rischio di un giudizio poi autonomo per essere mallevato. Scriva che può ritenere responsabile la compagnia per malagestio e per i maggior danni connessi naturalmente allo strepito storico, perché c'è un'altra generazione, potrebbe esserci una guerra della depressione e così via. E vedrà come le compagnie incominciano a pensarci bene rispetto al disinteressarsi, perché era un esempio soltanto per dire che noi non dobbiamo, per incentivare la mediazione, inventarci né giudici né altri, rimanere quello che devono essere i mediatori, cioè avvicinatori delle posizioni progressivamente delle parti. Per fare questo però ogni nicchia, ogni spazio della disciplina che può far valorizzare, superare i pigrizi e diffidenza va utilizzato al massimo. Vi ringrazio. Grazie al professore Sica. Prima di chiudere, fortemente voluto allora con il presidente Benin. Una piccolissima domanda a me, tecnicamente si usa l'inizio. A secondare le compagnie di assicurazione, eliminando la possibilità offerta dal decreto 180 della proposta in contumacia, detta tra virgolette, non potrebbe essere un assecondare lo spirito conservatore e pigro radicato in Britannia vecchia e nemica della mediazione, di cui noi tanto siamo timorosi? E forse non potrebbe ben venire la preoccupazione di quanti oggi temono la giudicativa, la consulenza tecnica, le spese del contributo unificato e tutti gli strumenti che la legge usa come possibili deterrenti per cercare di avvisare le parti: attenzione avvocati, portate in mediazione, venite in mediazione, portate i vostri clienti in mediazione, perché altrimenti potrebbe succedere quello che la normativa prevede. E quindi pensare, diciamo così, a indurre gli avvocati a pesare diversamente la mediazione e le parti a partecipare.
No, no, perché questo è proprio specifico sul fatto che dicevi le compagnie di assicurazione di così a 180 euro la togliamo, ma se la legge mi dà questa possibilità, ma io perché la devo togliere dal mio regolamento? Se è una opportunità, che poi la responsabilità del mediatore, la responsabilità dell'organismo, è ovvio che deve essere pesata, ponderata, giustamente adeguata, ma come giustamente dicevi prima sul discorso della mala gestio, che noi le compagnie così ben si guarderanno, io non è che soggiaccio al ricatto dell'ANIA che mi dice io con te compagnia faccio con te ordine dei commercialisti faccio l'accordo su tutto il territorio nazionale come lo faccio anche con Union Camere, però mi dovete togliere dal regolamento la proposta in quando mancano nella parte la revisione della 180, no, io te la lascio, ti dico che non facciamo la proposta di scee, ma sappi che quando ci sono gli estremi probabilmente sarà opportuno che anche per contrastare questa tua azione, che è quella della lettera circolare, diciamo così, per tacitare e proprio la seconda, anche perché poi alla fine tutti questi strumenti che prevede la normativa andranno in mano al giudice, che sarà lui che darà le sciabolate e darà il giusto peso alla nostra. Però la questione è pericolosa, perché comunque la norma parla di due parti concordamento. Ora, che si voglia derogare a questo concordamento e pensare che il concordamento si rivista le parti presenti è un'interpretazione, però chiaramente già è pericolosa fare un'interpretazione. No, anche perché l'eventuale violazione della lealtà, diciamo, dei comportamenti è già implicito nelle sanzioni che sono state stabilite. Voglio dire, certo. Io non vengo, come interesse, non c'ho motivazione, mi espongo alle sanzioni. Io però su questo punto vorrei soltanto dire una cosa, innanzitutto scompriamo il campo dall'idea che io possa aver, come dire, indotto o consigliato in Teleania o anche per compagnie quelle che rappresento una lettera diretta, non avere, perché accanto ad aver segnalato una lettera quando la compagnia, ho anche precisato questa lettera va usata quando si ritenga realmente che la mediazione, non ci sia mediazione sul nulla, cioè voglio dire, faccio un esempio. In operatività della garanzia per mancata regolazione del premio, per mancato pagamento del premio, quindi è scoperto il sinistro. E io questo posso dirlo da subito, attenzione, rendendo anche un servizio pure alla controparte, perché se la compagnia viene e materialmente si siede, sapete che l'atto del sedersi e dell'adesione fa cambiare immediatamente la tariffa applicabile, e da questo per quindi un fortissimo incremento. I detrattori della mediazione questo attendono che praticamente una mediazione che oggettivamente non è proprio possibile, perché la compagnia eccepisce un'inoperatività della garanzia, perché la compagnia eccepisce una prescrizione, e che vada lì a sedersi per dire non si fa la transazione, nel frattempo essa compagnia, ma anche la parte istante, paga un costo di mediazione molto più elevato rispetto ai 50 euro, mi pare che meno leale e corretto dal punto di vista di comportamento. Quindi quella famosa lettera tipo che per 3-4 compagnie il mio cliente ha elaborato corrisponde a quali presupposti? Che realmente non ci sia spazio per la mediazione, tant'è che ho detto alle compagnie, proprio forte del fatto che di questo tema mi occupo in maniera costante e intensa, attenzione, l'introduzione del decreto legislativo 28/2010 determina, un po' come diciamo dei trattamenti dei dati personali, una revisione dei vostri processi organizzativi interni. Quindi voi dovete già essere in condizione, al momento dell'arrivo dell'istanza di mediazione, di avere delle chiare sul sinistro. C'è garanzia? Non c'è garanzia. C'è il presupposto di ANA? Oppure non c'è l'ANA? C'è l'ANA, ma il quantum in che termini è definibile? È definibile. Perché se ci sono invece questi presupposti, allora andatevi a sedere, è una grandissima occasione. È ovvio che c'è una cultura del sospetto e questo non si può eliminare. Quando soltanto in Campania ci sono una barca di organismi, un'infinità di mediatori, quando si verificano fenomeni come quello per cui abbiamo fatto un esposto 15 giorni fa al Ministero, quando il problema non sono, lasciamelo dire, i giudici e i giudici togati, il problema sono certe contiguità che in determinate aree si determinano, per esempio tra l'organismo, l'avvocato che fa prevalentemente il certo tipo di contenzioso. E se poi una serie di proposte rese in contumacia tra virgolette dell'altra parte, guarda caso diventano a 100 metri di distanza l'ufficio giudice di pace sentenze coincidenti, che cosa facciamo? Mettiamo un meccanismo a catena, cioè ripeto, io ho un approccio nei confronti di questo tema assolutamente deformalizzato e assolutamente
diretto alla volontà dell'istituto. Personalmente spesso, pur non dovendosi, anzi io sono uno che non verbalizza nulla, io continuo a non verbalizzare nulla, se non l'installazione del precedente esito secondo i moduli tipo ormai presenti sui siti tutti gli organismi di mediazione. Addirittura ritengo che la verbalizzazione di altro possa favorire speculazioni, utilizzazioni strumentali delle dichiarazioni e così via. Però non mi sottraggo, come dire, una tutela sostanziale quando mi rendo conto che una parte è in palese nella fede, anche venendo meno alla logica, diciamo, di imparzialità assoluta. Mi capita della mediazione in materia bancaria, anche abbastanza importante, sentenza in punto di anno in materia della lucidità. Il legale aveva forse mal formulato la domanda, sentenza passata in giudicato, guardate bene, un tribunale anche importante di questa regione, anche specializzato in materia della lucidità. Sentenza in punto di anno, non aveva chiesto la condanna correlativa e quindi prima dell'installazione del giudizio sul quantum necessità di mediazione. Questo contratto, i contratti di conto corrente erano stati oggetto di cessione bancaria, per cui da un istituto bancario non circolato all'altro. Come tutti i giudizi, sia la banca che i periodi interessati erano avvenuti sia di vigenza prima che dopo la cessione, cessione in gazzetta ufficiale, quindi cessione degli sportelli, per così dire, in termini tecnico a tecnico, mi sono reso conto che in realtà la banca cessionaria diceva noi per noi si deve definire, anzi ci state proponendo anche una definizione interessante, ma noi abbiamo in corso un arbitrato con la banca cedente in ordine alla titolarità di questi debiti, a chi spettino questi debiti. Quindi noi non possiamo chiudere, anzi ci serve una sentenza giudiziale pilota. Allora io che di solito non verbalizzo, per sfondare il campo dall'idea che possa essere filo bancario o filo cedico, come si usa dire oggi, io lì ho indotto la parte, ho accettato la verbalizzazione, la parte istante a dire che la proposta era questa, avrei chiuso a questa cifra e fatto se avessi incassato questa somma senza dover attendere un giudizio, avrei potuto non, ero un imprenditore piccolo ma serio, avrei potuto non mobilizzare titoli che invece devo andare a mobilizzare perché necessito di liquidità. Dopodiché queste situazioni se le gestiranno in giudizio. Non so se è chiaro, possono avere una ricaduta di domanda accessoria di risarcimento danni, giusto? Ma l'ho fatto volutamente perché era palese la malafede, cioè sulla pelle dell'imprenditore piccolo, medio, stai facendo della causa pilota per decidere la controversia tra di voi, cioè banca cedente e banca cessionaria, su chi ricade. Quindi non è che ci voglia un approccio o che io possa, come dire, mi si possa imputare, però è altrettanto vero che bisogna anche comprendere di fronte a forme speculative che una compagnia dica no, io diffido dell'organismo che mi fa la proposta in assenza. Perché molto spesso qui c'è il portone dell'organismo, anzi, qui c'è quello dell'avvocato, sì, a 100 metri c'è quello dell'organismo, a 200 metri c'è di pace, in un circuito che raramente è virtuoso. Ringrazio.